Dobbiamo risolvere i problemi dell'ambiente. È prioritario, dice Ursula a Bruxelles. È urgente, dice Greta in Svezia. Ce lo chiede l'Europa, dice Cingolani in Italia. Serve un'idea folle. Serve l'impossibile. Serve una smart city. Certo dovrai pagare un piccolo prezzo, perché in una smart city la tua auto sarà solo un ricordo. Potrai utilizzare l'elettricità e il riscaldamento solo quando e quanto ti dirà il tuo comune, per prevenire i tuoi stupidi colpi di testa. Verrai controllato ogni giorno, verrai geolocalizzato, hackerizzato, spiato, filmato e registrato. Ad ogni cittadino verrà conferita una tessera a punti, come in Cina. Per ogni tua mancanza ti toglieremo dei punti. Più punti perderai, meno servizi avrai. Se avrai pochi punti, dimentica di salire su un autobus, dimentica di viaggiare su qualsiasi mezzo pubblico, dimenticati la palestra, dimentica di iscriverti ad una scuola, dimentica di entrare in un ospedale. Sarai semplicemente un parassita. E i parassiti vanno estirpati dalla vita civile. Però potrai restartene a casa. Tutto quello che ti serve potrai farlo dal tuo smartphone o dal tuo computer. E se proprio senti il bisogno di uscire, non potrai allontanarti dal tuo quartiere, ma i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri non avranno più alcun peso, perché in una smart city non è l'intelligenza umana a regolare la vita, ma l'intelligenza artificiale, che alla creatività preferisce l'ordine e alla libertà preferisce l'obbedienza. Sì, così l'ambiente sarà l'ultimo dei tuoi problemi. Non ci penserai più. Sarai distratto da tutti i nuovi problemi che creeremo per te. Certo, puoi sempre protestare e cercare di impedirci di farlo. Ma ce le hai le palle per protestare?